Approvata la risoluzione sugli stati generali della salute, la Toscana traccia la strada verso il futuro e allo stesso tempo conferma la bontà della riforma sanitaria del 2015, contestata invece dalle opposizioni. Il territorio oggi è più povero. Via libera all'unanimità alla proposta di legge sull'inserimento nello statuto regionale dei valori dell'antifascismo, bocciato un emendamento dell'opposizione che ha dato il là a un dibattito acceso. Mazzeo, la Toscana è terra antifascista, ma Fantozzi replica, persa un'occasione di guardare all'Europa. E la premessa alla sanità toscana del futuro, la base sulla quale sarà improntato il nuovo piano socio-sanitario. Per elaborare il documento, che raccoglie la conclusione di un anno di lavori nell'ambito degli Stati Generali della Salute, il Consiglio regionale ha affrontato un lungo dibattito in aula, terminato con l'approvazione della risoluzione firmata dalla maggioranza e bocciata dalle forze di opposizione. Il testo è comprensivo di 16 emendamenti sottoscritti dal PD all'interno della Commissione Sanità. Stop invece per gli emendamenti della Lega e per le risoluzioni di Fratelli d'Italia. L'atto, come ha evidenziato il presidente regionale Eugenio Giani, rappresenta un controllo degli effetti della riforma sanitaria del 2015, una rivoluzione segnata dall'accorpamento delle tre ASL che la risoluzione consiliare promuove a distanza di anni, correggendo allo stesso tempo il tiro su alcuni aspetti, come il miglioramento dell'implementazione digitale, un ruolo di primo piano per le case di comunità per evitare le sofferenze degli ospedali e un allargamento della base decisionale che contrasti la verticalizzazione assunta negli ultimi anni. Una valutazione positiva perché saranno votate stamani delle risoluzioni che naturalmente fra maggioranza e minoranza potranno essere più o meno condivise fra di loro, ma quantomeno danno delle indicazioni su quello che come giunta, come regione toscana io considero, ovvero noi abbiamo avuto la legge di organizzazione del nostro sistema sanitario nel 2005, la legge 40, l'abbiamo vista modificare con l'allargamento delle ASL da 10 a 3, quelle territoriali, con la legge 84 del 2015, dopo 10 anni. Oggi, dopo 7 anni, siamo nelle condizioni di perfezionare ancora la legge, quindi andiamo in una riforma del sistema sanitario regionale cercando di accentuare aspetti che non modificano e non stravolgono l'impalcatura dell'attuale sistema, ma che ad esempio possono dare una maggiore corresponsabilità ai direttori generali per quanto riguarda la programmazione, possono accentuare il ruolo dei direttori dell'ospedale, possono accrescere i poteri dei distretti. A illustrare la proposta è stato il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, che si è soffermato sui punti toccati dall'organo consiliare per arrivare alla conclusione di questa operazione. Critico invece il vicepresidente Andrea Ulmi, che ha ribadito quanto la riforma abbia peggiorato l'assistenza territoriale, creando dei vuoti nei servizi. Emergono tanti aspetti, nel senso noi abbiamo fatto un'analisi a 360 gradi e quindi ha riguardato intanto dei macro temi che sono le risorse e la necessità di personale sanitario adeguato, formato, motivato, che sono le due precondizioni per svolgere un po' tutta l'attività. Poi la grande attenzione da dedicare al tema della prevenzione, di tutti i determinanti della salute, che sono l'elemento sul quale si baserà anche la sostenibilità in futuro del servizio sanitario regionale. Poi ci siamo concentrati sul tema della governance, dopo dal 2015 c'è stata la riforma e quindi abbiamo rivalutato, analizzando i dati, come hanno funzionato le reti cliniche nell'ambito delle tre aziende sanitarie, evidenziando però la necessità di rafforzare il territorio, disponendo l'obbligatorietà della società della salute in ogni zona distretto della Toscana e rafforzando dal punto di vista personale e di risorse. L'impianto è stato, diciamo, a livello generale positivo, però ovviamente io ho fatto un esempio,
a Giani per richiamare perché abbiamo presentato una nostra risoluzione. Picasso ha due periodi importanti, il periodo rosa e il periodo azzurro, e l'Arlecchino è in tutte e due, ma sono completamente diversi. Per cui la nostra risoluzione, che non ci viene permesso di presentarla, viene eliminata perché dice è sovrapponibile all'altra, ma si basa su degli architravi completamente diversi, perché noi vogliamo anziché le tre ASLE vogliamo le ASLE provinciali. Noi vogliamo che il direttore generale non sia nominato dal presidente Giani, ma sia una concertazione con i territori, quindi con i sindaci, con le società della salute, con la conferenza dei sindaci. Noi vogliamo che il CUP sia rivoluzionato, perché ci devono essere due agende. Sulla stessa linea si sono espressi Francesco Torzelli e Marco Stella. Il primo, pur evidenziando la qualità dei professionisti che operano in Toscana, ha sottolineato il declino della sanità regionale. L'altro si è concentrato sulla prospettiva politica della risoluzione, che a suo avviso rivela una critica della maggioranza all'operato di Giani. Stefano Scaramelli ha invece difeso l'impianto del documento, confermando la validità della scelta di accorpare le ASL. Fratelli d'Italia per l'ennesima volta ha scelto di non confrontarsi con la maggioranza semplicemente dicendo no alle proposte che sono arrivate da chi oggi è chiamato a governare, ma presentando una sua proposta di risoluzione. Abbiamo presentato in aula un documento di 60 pagine che illustra il nostro modo di intendere la sanità toscana, che su alcuni punti è in linea con quello dell'attuale maggioranza, su tanti punti differisce. Questo dimostra che Fratelli d'Italia, come abbiamo detto fin dal primo giorno, non ha intenzione di stare 5 anni in aula a dire di no alle proposte della maggioranza, ma ha intenzione in 5 anni di raccontare ai cittadini toscani la propria visione di regione, la propria visione di governo regionale, e l'abbiamo fatto anche sulla sanità. E la seconda, perché nel documento della maggioranza ci sono individuati anche con molta onestà, perché al presidente Sostegni, che ringrazio per il lavoro che ha svolto con questi stati generali, riconosco l'onestà di aver visto anche l'attuale decadenza della sanità toscana rispetto al passato. Questo lavoro è propedeutico alla maggioranza, cioè c'è una contrapposizione chiara e netta fra chi governa, cioè la giunta di questa regione, e il consiglio regionale che lo sostiene, cioè i membri del Partito Democratico. Esiste un tema tutto dentro la maggioranza. Oggi si è certificata la sfiducia da parte del gruppo del PD nei confronti del governatore Giani e della sua giunta. Ma che senso ha, mi domando, a 2 anni dalle elezioni e dopo che il presidente Giani aveva presentato con la sua giunta il programma di governo dove si parlava di sanità, fare una proposta di risoluzione agli stati generali? Si è partiti prima con la crisi di maggioranza rispetto al non assessore, poi al sottosegretario, poi c'è stata una riunione di maggioranza per il cambio di passo, così l'hanno chiamato, rispetto al governatore Giani, poi si è sfiduciato la giunta su Fidi, poi si è continuato sulle infrastrutture, ora sulla sanità, e domani si scopre che verranno fatti gli stati generali della cultura e chissà, magari anche quelli dello sport. Tel Aviv sostiene il documento degli Stati Generali della Salute, un lavoro buono di ascolto che ha portato a confrontare il Consiglio regionale con tanti operatori del sistema sanitario per dimostrare che la riforma fatta nel 2015 era una riforma giusta. Fu molto combattuta, io allora ero presidente della Commissione Sanità, un lavoro straordinario che ha messo in sicurezza l'organizzazione del sistema sanitario toscano, lo conferma ai vertici dei livelli nazionali come modalità organizzativa, grazie anche ovviamente alla qualità dei propri operatori e professionisti, ma soprattutto dimostra quando la politica fa scelte coraggiose e diventano lungimiranti, queste poi portano dei risultati positivi, l'abbiamo visto sotto il Covid. Adesso c'è da riorganizzare il sistema ulteriormente, da migliorarlo rispetto alle risposte nuove che questa pandemia ha fatto emergere. Nello stesso tempo c'è una consapevolezza che le risorse servono, e da lì c'è un tema che noi abbiamo sempre posto: fosse stato per noi avremmo avuto anche le risorse del MES. Valutazioni non positive sono arrivate infine da Elisa Tozzi e Irene Galletti. Entrambe hanno invitato la Giunta a intervenire per migliorare il livello dei servizi offerti, concentrando l'azione anche su ambiti marginali della medicina,
e, come ha sottolineato Galletti, difendendo il ruolo del pubblico per una sanità per tutti. Sicuramente la Commissione ha fatto un lavoro quanto mai opportuno nel momento in cui ci si approccia comunque ad intervenire sugli aspetti più critici della sanità toscana. Hanno voluto fare una fotografia e quindi dare poi degli indirizzi alla Giunta. È chiaro che è un tema assolutamente complesso, sul quale però ci sono alcuni aspetti che meritano di essere rilevati. Anzitutto il concetto di prevenzione, un concetto di prevenzione che è assolutamente condivisibile. Più si previene, quindi più si favoriscono anche forme di educazione, stili di vita, consumi consapevoli, meno si accede al servizio sanitario. E questo deve essere l'obiettivo, perché il servizio sanitario è comunque sia un costo per l'utenza. È chiaro che ci sono altri aspetti poi, la questione ad esempio delle aree interne. Noi abbiamo una Toscana che presenta forti differenze anche rispetto ai servizi sanitari. È chiaro che di fronte a una popolazione che invecchia, che quindi ha necessità di avere determinati servizi quanto più possibili di prossimità, dall'altro però non possiamo anche pensare di sacrificare famiglie che molto spesso vivono in aree fuori dal territorio urbanizzato. È stato un lavoro di un anno intenso e che finalmente ha visto tutti i contributi degli operatori della sanità che hanno affrontato questi due difficili anni di pandemia. Ma quello che ne possiamo adesso trarre è una proposta di risoluzione che ovviamente è stata declinata nella visione della maggioranza che governa questa regione, che noi definiremo estremamente tiepida e tardiva per tanti punti di vista. Tiepida perché gli impegni che si sono assunti sono estremamente generici. In alcuni casi mancano di quegli indicatori che secondo noi sono fondamentali. Molti vengono definiti dal MES, che è l'organismo, il soggetto che ogni anno esprime un giudizio sulla qualità del sistema sanitario toscano, e però per molti altri rimane un'evanescenza delle proposte, degli impegni e la tardività, perché molti di questi impegni che adesso sono stati presi all'interno di questa risoluzione sono derivati fondamentalmente da quelle che sono state le proposte che anche il Movimento 5 Stelle ha fatto nella scorsa legislatura. Nero su bianco e in maniera permanente. All'unanimità il Consiglio regionale ha votato l'inserimento dei valori dell'antifascismo e della promozione della memoria della Resistenza nello Statuto toscano. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Aula, Antonio Mazzeo, che ha riassunto quanto avvenuto in un concetto: la Toscana è terra antifascista. Io sono orgoglioso del voto dell'Assemblea legislativa. All'unanimità si è sancito qualcosa che è nella storia della nostra regione. La Toscana è terra antifascista. Con questa prima votazione inizia l'iter per inserire tutto questo all'interno dello statuto, della carta costituente dei cittadini e delle cittadine toscane. La Toscana è tutto questo ed è rappresentato anche attraverso il suo simbolo, il Pegaso alato, che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte della accoglienza e la parte dell'essere terra antifascista. L'atto è stato presentato da Giacomo Bugliani, presidente della Commissione Affari Istituzionali, che ha evidenziato come con questa proposta di legge si prende atto del rischio di rigurgiti nazifascisti, ai quali purtroppo spesso si assiste, ed è per questo motivo che si intende rivitalizzare la cultura della memoria e riporre l'accento sul valore della resistenza e riportare l'antifascismo come valore fondante del nostro ordinamento giuridico. Opinione condivisa da Stefano Scaramelli. Il Consiglio regionale ha deciso di modificare in prima lettura lo statuto inserendo il richiamo all'antifascismo, nella consapevolezza che da sempre la Regione Toscana promuove la cultura della resistenza, la cultura della memoria, e anche nel suo simbolo più rappresentativo, il Pegaso alato ereditato dal Comitato di Liberazione Toscano, il richiamo a quegli anni e alla lotta al nazifascismo. Per questo motivo si è ritenuto opportuno, con una proposta che alla fine è stata largamente condivisa da tutto il Consiglio regionale, di andare ad incidere sullo statuto inserendo al suo interno un richiamo alla cultura della resistenza e all'antifascismo come un valore fondante del nostro ordinamento giuridico. I valori dell'antifascismo e i valori della resistenza sono dei valori fondamentali
per la Costituzione italiana, lo devono essere, lo sono da oggi anche per lo Statuto della Regione Toscana, due principi fondamentali che devono accompagnare il nostro agire, la nostra azione di legiferazione. Può essere un dato scontato, ma non lo è, il fatto che abbiamo voluto modificare lo Statuto e inserire questi principi all'interno della Carta fondamentale della Regione Toscana. Con il nostro voto e il nostro sostegno a questa iniziativa vogliamo fare una scelta di campo netta che però unisce la Toscana, unisce i valori democratici e fa di questa terra un punto di riferimento di valori fondamentali che devono guidare il nostro giro. Ricordare, segnare nello Statuto della nostra Regione questi valori è un elemento costitutivo che impegna tutti noi nel promuovere e nel difendere le nostre libertà in un momento in cui la guerra e i totalitarismi hanno dimostrato che, insomma, quello che è successo soltanto 50-70 anni fa non può essere dimenticato. Nonostante l'approvazione unanime, l'Aula ha respinto un emendamento di Vittorio Fantozzi che poneva l'accento sull'antitotalitarismo in generale, come già affermato dal Parlamento europeo nel 2019. Il consigliere ha quindi parlato di occasione persa. Questo ha dato il là a un dibattito dove Irene Galletti ha posto l'attenzione sulla necessità di non strumentalizzare l'argomento. Anche Lisa Tozzi ha evidenziato la contrapposizione emersa nella discussione, sottolineando come sarebbe stato auspicabile una convergenza di tutte le forze politiche anche sugli argomenti dell'opposizione. Noi abbiamo convintamente lavorato sia in commissione e chiaramente poi con un voto favorevole in aula l'adozione di questa modifica statutaria. Abbiamo al tempo stesso però voluto capire, attivando una presentazione di un emendamento, il dibattito in aula, per capire se c'era la volontà sostanzialmente di fare un passo avanti, di fare quello che il Parlamento europeo nel settembre del 2019 con una mozione unitaria ha sostanzialmente portato all'attenzione di tutti i paesi d'Europa, quella che è una battaglia invece di principio sull'antitotalitarismo. Cioè volevamo capire se era possibile arrivare direttamente a un principio che sembra misconosciuto ancora in quest'Aula, dove sostanzialmente si va a condannare qualsiasi forma di proibizione della libertà, di discriminazione, di persecuzione, fatto salvo le esperienze nazionali di antifascismo o di anticomunismo che ogni paese europeo ha conosciuto nel periodo che intercorre tra il 1917 e il 1989. Abbiamo votato a favore dell'inserimento del concetto, del principio dell'antifascismo nel nostro statuto, perché mai come oggi la lotta ai totalitarismi passa soprattutto dall'aspetto culturale. E l'aspetto culturale deve essere sostenuto e incoraggiato anche dalle istituzioni. Questo è sicuramente un modo positivo di farlo, di proporlo, anche perché l'Italia deve per certi versi fare ancora i conti con la propria storia, che ormai si può dire non è più recente. Quel ventennio ha segnato la nostra cultura, ha segnato la nostra storia ed è importante fare memoria di quel tratto della nostra esistenza proprio per far sì che quel tipo di esperienza non si debba ripetere più e per sottolineare che qualunque rigurgito di fascismo, nazismo che ancora purtroppo emerge in questa società deve essere con forza ricacciato indietro. Sicuramente una proposta di legge statutaria sulla quale non potevamo non trovare una convergenza, come già accaduto in commissione. Questo però non ci esime dal fare un piccolo rilievo rispetto alla discussione in aula, una discussione che a tratti può sembrare quasi anacronistico affrontarla nel 2022 di fronte a una emergenza economico-sociale che tutti quanti ben sappiamo. Però quando si parla di valori condivisi, di una piattaforma, di principi che devono essere patrimonio di tutti quanti i toscani, io credo che il dibattito debba svolgersi nel modo più completo possibile. Di fronte a degli emendamenti presentati anche dall'opposizione che in qualche modo avrebbero arricchito sicuramente anche il testo, avevamo chiesto il ritiro della PDL statutaria per un approfondimento ulteriore in commissione, perché ripeto, laddove si vada a toccare la nostra carta fondamentale credo che si debba trovare la maggior convergenza possibile. Non ci siamo riusciti, però certamente oggi nel 2022 credo che su certi valori fondanti della nostra democrazia certamente non ci possa essere nessun tipo né di dubbio né di contrapposizione ideologica.